Ciao! Allora, benvenuti nel video dei sopravvalutati e come se sopravvalutati. Non faccio tantissimi di questi video dove boccio i prodotti, però se acquisto delle cose che non mi piacciono e che vedo proprio che non è per un fatto mio, ma che proprio non funzionano, ve lo dico perché è meglio. Il primo prodotto che vi boccio assolutamente, aiuto, sono queste strisce depilatorie viso, sopracciglia e zona labiale per pelli sensibili e peli corti della Natura Verde e sono queste qui e guardatele bene. Queste qui. Allora, da qualche parte ci deve essere. Dunque, sono 20 strisce più 4 salviette post depilazione. Ho segnato il prezzo, 2,90 euro. Queste le ho prese alla saponeria, ma io le ho prese a 2 euro perché è in promozione. Comunque, prezzo di listino 2,90 euro per 20 strisce. Allora, ricordiamoci: strisce depilatorie viso, ideale per pelli sensibili e peli corti. Incredibile, ma intanto sono grandi, quindi zona labiale, ok, ma per le sopracciglia, mi sembrano un po' grosse. Andiamo comunque a ritagliarle, va bene. Io le ho usate per i baffetti, ma a non credere, me ne sono rimaste. Proprio non mi piacciono, ma non tanto perché non funzionano. Ne avevo persa una perché alla fine me ne sono rimaste 5. Le ho provate e riprovate in vari momenti della giornata, in vari momenti del mese ed è anche con varie temperature, le ho abbandonate in estate, poi le ho riprovate con il freddo, ma proprio no. Perché? Perché non strappano i peli, strappano la pelle. Ma davvero, e io non sono sensibile perché la ceretta la faccio sempre ai baffetti. Queste strappano tantissimo la pelle, ma proprio che mi restano tutte le bolle, proprio le bolle che poi devo andare con una crema al cortisone. No. Proprio no. Oltretutto, questo ve la volevo dire perché nuova formula con estratto di aloe vera e burro di karité bio. Io l'inci l'ho guardato. Io l'inci l'ho guardato. L'aloe è agli ultimi posti. Allora, io ho guardato completamente l'inci e fa schifo, ma davvero schifo. Cioè, l'ho guardato sul bio dizionario del bio inci e penso che abbia preso il minimo proprio perché non può bo essere bocciato. Quelle che io prendo alla Lidl o comunque da discount hanno un inci migliore. Che non è che guardiamo l'inci per i prodotti, va bene, però è una cosa che comunque va a contatto con la pelle e oltretutto che mi va a irritare la pelle perché strappandomela irrita. Se non è proprio questa schifezza è meglio. Quindi questa guardatela perché no, proprio super bocciate. Vorrei sapere per le sopracciglia. In questo caso sarei curiosa di sapere. Ah, mi è venuto in mente, e oggi mi vengono in mente le cose così. Mi era stato consigliato anche, dato che strappano troppo, di mettere un filo di borotalco, ma un filo, prima di metterla, in modo che non si attaccasse troppo alla pelle. Lo stesso, strappa lo stesso tantissimo. Il trucchetto è buono, però davvero sono troppo potenti. O sono poco potenti o sono troppo potenti. Questo per la zona viso sono troppo potenti. Andiamo avanti con un altro prodotto. Questo l'avevo preso da Sephora e sì, finalmente l'ho finito. Vi parlo di questo dentifricio Mr. Blank Teeth Bamboo Charcoal Whitening Polish Mint Flavor. Allora, questa confezione non c'è scritta, è tutta bella nera e non c'è scritta, ok. Dovrebbe essere comunque un dentifricio sbiancante e era scritto sulla confezione, ok. Un dentifricio sbiancante con ed è bambù al profumo di menta, ok. 25 ml perché era la mini taglia. Sto leggendo il prezzo, 5 euro da Sephora. Se no c'è la confezione grande da 100 ml a 12 euro. Allora, il profumo di menta ed effettivamente quando l'andiamo a applicare, dentifricio classico, sa di menta. Non ve l'ho fatto vedere? È questo qui. Ok?
sa di menta, quindi un dentifricio classico. Cosa dirvi di prima? Linci, ho guardato linci ed è buono, è davvero buono come linci, almeno questo va bene. Allora, dopo le prime applicazioni, io ho seguito scrupolosamente le indicazioni. C'è tanto di foglietto illustrativo con indicazioni da usare 2 volte al giorno, tutti i giorni, costantemente. Bene, io l'ho usato costantemente, mattina e sera, per 20 giorni, poi è finita la confezione. 20 giorni comunque di trattamento per un effetto sbiancante ci devono essere. Fin dalle prime applicazioni sentivo i denti più lisci, però con la lingua li sentivo più lisci. Dico che metti che fa un effetto esfoliante, non lo so, comunque sia, è vero, li sentivo, stavo guardando il tempo, più lisci, però con il tempo, quindi con i 20 giorni, non ho visto nessun tipo di miglioramento, ma nessuno, anche temporaneo. Ci sono dei dentifrici che fanno sbiancate temporaneo, che però non resiste, ovviamente, non è un trattamento professionale, no, neanche questo. Né un trattamento, né uno sbiancante, non di chissà che cosa, ma di un tono o di un mezzo tono. Altri dentifrici in commercio nei supermercati lo fanno, lui non lo fa. Quindi a questo punto sono meglio i dentifrici da supermercato. La Z e la Colgate ne fanno 2 che sono fantastici, che funzionano e i risultati si vedono e costano anche meno, sicuramente. Quindi questo assolutamente no. Allora, ultimo prodotto, questo periodo è questo, è una mini taglia, ma comunque sia, ho notato cosa fa. Allora, questo è il balsamo ai 5 oli essenziali dell'Occitane. Allora, questo che avevo io l'ho trovato nel calendario dell'avvento. Comunque era un 35 ml, ve lo faccio comunque vedere. Comunque la parola del giorno. Questo qui. E ho segnato i prezzi perché ce ne sono vari. Allora, dunque, sto leggendo dal foglio. Balsamo riparatore 75 ml 7 euro, 250 ml 18 euro, 500 ml 26 euro. Allora, scusatemi, ma mi sono fatta un foglio perché leggere le indicazioni qui io non ce la farò mai e quindi me la sono scritta. Dice che olio essenziale di Yuen Lang, arancia dolce, lavanda, sesamo e angelica. Perché 5 oli essenziali. Ok, allora ho guardato l'inci, è abbastanza buono, anche se non è il massimo, non è proprio eccellente, ma è buono per un balsamo. Il profumo è buono, cioè è fiorito, no, fiorito, floreale, e quindi ci sta. Non posso dire che non sia un prodotto valido, nel senso che buonici, ha una buona qualità, ha gli oli essenziali, ma ha un effetto super super blando. Cioè, io ho i capelli così, ok, scusate, mossi. Quando li vado a lavare sono mossi. Cioè, tendono a non si increspano, non si arricciano, sono mossi. Quindi, quando li vado a lavare, uso il balsamo sulle lunghezze e sulle punte perché voglio che siano un pochino più facili da pettinare, ammorbidire leggermente, ma con lo shampoo non si seccano più di tanto. Questo non fa niente. Cioè, ho dovuto usare mezza confezione per un trattamento perché riuscissi un attimo a non infilarci le mani dentro, ma davvero no, non fa niente. Il prezzo è alto. E cos'altro dire? Blando, blandissimo. Ah, oltretutto, ecco cosa dovevo dirvi perché me la sono segnata, che andando ad applicare tanto prodotto, ovviamente i capelli si appesantiscono e si sporcano più velocemente. Quindi quello che non vogliamo è proprio quello che andiamo a creare. Quindi proprio non lo consiglio neanche per lavaggi frequenti, perché comunque non ha senso usare tanto prodotto. È uno consumo, uno spreco, quindi proprio no. Leggendo online, me lo sono segnata, leggendo online ho visto che questo è un problema che hanno riscontrato davvero in tante persone con varie tipologie di capelli. Quindi forse è meglio che riformulano un attimo il prodotto, perché non lo vedo molto adatto. Allora, questi erano tutti i sopravvalutati del periodo. Quando ne avrò altri per fare un video non troppo lungo, perché so che video lunghissimi non vi piacciono,
ed è, quindi non è a cadenza mensile, ma è quando ne ho un po', ve li mostro. Ed è, se avete fatto qualcuno di questi prodotti, fatemelo sapere. Se per caso avete riscontrato, non mi viene la parola, non è sensazione. Se voi avete un'opinione diversa, giriamoci intorno, fatemelo sapere. Se vi sono stata utile, mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella, così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. Ma soprattutto vi ricordo di seguirmi anche su Instagram, perché lì, link in descrizione, vi faccio vedere tante altre recensioni di prodotti, quelle first impression. E alla prossima, ciao!